abbiamo cercato di organizzare queste celebrazioni ricordando sia i 40 anni dall'istituzione della Capitaneria, ma anche il forte legame che c'è tra l'autorità marittima e l'amministrazione comunale e la marineria. Quindi al fianco dell'autorità abbiamo voluto fortemente le istituzioni che ci hanno supportato in questi 40 anni e che recentemente ci hanno intitolato due strade per onorare il Corpo delle Capitanerie di Porto, Viale Guardia Costiera, l'arteria principale, e Viale 6 ottobre 1976, proprio per ricordare la data di istituzione del compartimento marittimo. Compartimento marittimo che ha consentito di elevare, di accrescere il rango dell'intera città di Mazara del Vallo nel panorama dei porti nazionali, garantendo quell'autonomia funzionale, amministrativa e operativa che solo un'autorità marittima sede di Capitaneria di Porto può consentire e garantire alla propria comunità. E questa crescita, questo legame l'abbiamo voluto anche racchiudere in un'immagine che è divenuta il simbolo dell'evento, che richiama sullo sfondo il profilo, lo skyline della città di Mazara, che richiama le tradizioni storiche e architettoniche della cultura araba, ma che si affaccia sul mare, dove veglia la Guardia Costiera, che con il proprio emblema tricolore veglia sul mare, che bagna e unisce contemporaneamente sia la costa sud della Sicilia occidentale che quella nordificana più prossima all'Italia. Quindi un esempio di integrazione sociale e culturale istituzionale che da 40 anni a questa parte accompagna la città di Mazara del Vallo. I servizi che la Capitaneria riesce a garantire alla comunità vanno dalle competenze lungo la filiera della pesca, l'inquinamento, il mare, la salvaguardia della vita umana in mare, il soccorso, e quindi è una Capitaneria, un'autorità marittima che vive tra la gente. E come abbiamo voluto concludere in una targa celebrativa che è stata scoperta oggi, è una Guardia Costiera tra la gente al servizio del Paese, che è un po' il messaggio che vogliamo dare come autorità di riferimento per tutta la marineria mazzarese. È una giornata molto importante sia per noi marinai, ma soprattutto per i mazzaresi, perché ricordiamo qui la presenza della Capitaneria di Porto è fondamentale sia per rappresentare le istituzioni e lo Stato, in particolare la Marina Militare con il suo corpo della Guardia Costiera, ma anche e soprattutto per un senso di futuro, di sviluppo, di benessere e di volontà di perseguire certi impegni tutti insieme per migliorare anche il cluster marittimo locale. Le attività della Capitaneria di Porto, della Marina Militare in generale, sono cresciute tanto nel corso degli ultimi anni, fino ad abbracciare molti argomenti sempre più attuali, come anche la tutela dell'ambiente, tanto per citare un esempio. Qual è il rapporto che possiamo fare ad oggi, con riferimento alla crescita, del corpo? Dunque, innanzitutto, come sapete, la Marina Militare è impegnata nella difesa dello Stato come funzione principale, ma negli ultimi anni si è creata anche questa volontà, che le nostre capacità possono permetterci, di intervenire anche sulla tutela e sulla sostenibilità ambientale. È un argomento che secondo me va affrontato soprattutto qui in Sicilia in maniera collettiva e sinergica con tutte le istituzioni, quindi con la sovrintendenza ad esempio dei beni culturali, la sovrintendenza del mare, ai nostri biologi e geologi dei vari comuni e della regione stessa, per poter intervenire anche ad esempio su fenomeni importanti come l'erosione delle coste, su interventi che invece secondo me dovrebbero essere in qualche modo, non essere solamente puntuali e gestiti in maniera occasionale, ma dovrebbero far parte di una grande regia, di una strategia che a livello regionale dovrebbe essere affrontata insieme anche alla Marina Militare e al Corpo della Capitaneria di Porto. Un ruolo nevralgico viene poi svolto nel salvataggio in mare dei migranti. Solamente 10.000 persone tratte in salvo negli ultimi 3 giorni, questi sono numeri che devono far riflettere. Sì, è un fenomeno che continua a essere presente, che ci impegna in alto mare e lungo le coste. Stiamo parlando ormai dall'inizio dell'anno di circa 90.000 migranti recuperati e trasportati nella sola Sicilia. Quindi è un impegno che ormai, come vedete, sta prendendo tutte le città siciliane, da Palermo a Trapani, a Messina, a Catania e soprattutto a Augusta e Pozzallo. E dobbiamo organizzarci e continuare a combattere questo fenomeno cercando di salvare più vite possibili in mare. Poi ovviamente tocca allo Stato e al Governo cercare di trovare delle soluzioni a medio e lungo termine che possano in qualche modo
trovare sbocco e trovare una soluzione definitiva al problema. Una bella festa, si celebra questo 40esimo che vede pure protagonisti tutti i comandanti che si hanno comandato questa bella realtà, dovrebbero essere 17 i comandanti. È un momento di vicinanza per tutto quello che fa la Guardia Costiera e la Capitaneria, soprattutto per una città come Mazara del Vallo, che si è caratterizzata e si caratterizza per tutto quello che l'aspetto pesca, per tutto quello che rappresenta la filiera della pesca. E quindi noi altri, come compiti istituzionali, abbiamo pure quello della tutela di quello che è il naviglio peschereccio che solca i nostri mari, e quindi rappresenta pure un'unione più forte fra quello che è l'istituzione e il mondo imprenditoriale. Ma è con vero piacere che questa mattina la mia comunità presenzia ad una manifestazione importante. Il 40esimo anno dell'istituzione della Capitaneria di Porto a Mazara del Vallo è un presidio di legalità ormai conclamato e di tutela delle nostre coste in un momento storico così difficile, dove le coste e dove il Canale di Sicilia sono oggetto di interesse purtroppo a livello mondiale per la problematica legata ai migranti. È bello poter apprezzare in una manifestazione pubblica anche i sacrifici che fanno quotidianamente questi uomini per garantire la sicurezza in mare. A nome del comando della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo vi porgiamo il benvenuto e vi preghiamo di prendere posto. Sta per iniziare la cerimonia del 40esimo anniversario dell'istituzione del compartimento marittimo di Mazara del Vallo. Con DPR 28 aprile 1976 numero 622, l'ufficio circondariale marittimo di Mazara del Vallo è stato elevato a Capitaneria di Porto. Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal 6 ottobre 1976 e precisamente 30 giorni dopo la data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale numero 236, in data 6 settembre 1976. Veniva istituito così il compartimento marittimo di Mazara del Vallo, che acquisiva una propria competenza operativa ed amministrativa rispetto al compartimento marittimo di Trapani, del quale, fino ad allora, aveva fatto parte. Oggi la giurisdizione della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo è compresa nella sua fascia costiera dal limite nord di Punta Torrazza, del comune di Petrosino, al limite sud del vallone Gulla di Mare, sito nel comune di Menfi. La competenza sul territorio interessa parte della provincia di Trapani e precisamente i comuni di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Partanna, Poggio Reale, Sala Paruta, Salemi, Santa Ninfa e Vita. Le risorse umane attualmente in servizio presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo sono costituite da 101 unità, di cui 88 militari e 13 impiegati civili, chiamati ad assicurare, oltre all'attività operativa in mare, anche le svariate competenze amministrative ricadenti in capo all'autorità marittima in ragione delle diverse dipendenze istituzionali, tra le quali in particolare quelle dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Tra le unità in dotazione a questo comando vi sono una motovedetta classe 2000, adibita all'attività di polizia marittima, ed un'unità classe 800 SAR, Search and Rescue, specializzata nell'attività di salvataggio in mare, anche in condizioni meteomarine avverse, armata con personale militare appositamente addestrato alle operazioni di ricerca e soccorso in mare. Quest'anno la flotta a disposizione della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo si è arricchita di una nuova unità navale, il Golf Charlie Bravo 101. Si tratta di un battello pneumatico di oltre 7 metri, sequestrato dai militari della locale Guardia Costiera in quanto utilizzato in attività di immigrazione clandestina ed assegnato dal Tribunale di Marsala proprio a questa autorità marittima per gli usi istituzionali del mare. Sia l'attività operativa che quella prettamente amministrativa vengono poste in essere sulla base delle disposizioni e il coordinamento centrale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e, a livello periferico, dalla Direzione Marittima della Sicilia Occidentale, ad oggi comandata dal contrammiraglio Gaetano Martinez. Nell'ambito della Forza Armata di appartenenza, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo è posta alle dipendenze del Comando Marittimo della Sicilia, attualmente agli ordini del contrammiraglio Nicola De Felice. Nei suoi 40 anni di storia, ben 17 ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, nel grado di capitano di fregata, si sono succeduti a capo del compartimento marittimo mazarese, assumendo altresì la carica di capo del circondario marittimo e comandante del porto di Mazara del Vallo.
dal 1976, il rigoroso ordine cronologico in funzione del rispettivo periodo di comando annoveriamo: Tommaso Marzullo, Giuseppe Romanò, Francesco Armaleo, Salvatore Sergio Marchello Castellana, Vincenzo Pace, Ignazio Agate, Ferdinando Lavaggi, Michele Langella, Salvatore Valastro, Antonio Basile, Patrizio Zumbo, Claudio Lopumo, Giuseppe Sarchese, Giosuè Messina, Michele Maltese, Davide Accetta. Prende ora la parola il capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Mazara del Vallo in carica, capitano di fregata Giuseppe Giovetti. Comandante, dia pure il riposo, grazie. Signor Prefetto, signor Sindaco, Eccellenza Reverendissima, illustri ammiragli, gentili ospiti, buongiorno e grazie per essere qui con noi a celebrare il 40° anniversario dell'istituzione del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, avvenuta appunto il 6 ottobre 1976. Una ricorrenza, quella di oggi, che abbiamo voluto onorare con una cerimonia che non ha precedenti nella storia di Mazara del Vallo, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose e soprattutto al fianco dell'amministrazione comunale e del classe marittimo locale. È indubbio infatti che l'elevazione al rango di compartimento marittimo, tutta la città di Mazara del Vallo ha visto accrescere il proprio prestigio nel panorama dei porti nazionali, assicurando alla cittadinanza mazarese e alla marineria quei servizi e quell'organizzazione che solo un'autorità marittima, sede di capitaneria di porto, è in grado di offrire alla propria comunità. Sebbene nei suoi primi 40 anni di storia la capitaneria di porto di Mazara del Vallo abbia avuto al comando solo 17 capi di compartimento, sono stati migliaia gli ufficiali, sottufficiali e marinai del corpo delle capitanerie di porto che hanno prestato servizio presso questa sede. Uomini e donne che hanno eseguito con lealtà, sacrificio ed estrema professionalità gli importanti compiti istituzionali demandati all'autorità marittima, ponendosi quotidianamente quale punto di riferimento per la cittadinanza e per gli operatori del settore, nonché sovrintendendo al regolare e sicuro svolgimento di tutte le attività svolte in mare e lungo le coste di giurisdizione. Si può pertanto legittimamente affermare che la data del 6 ottobre 76 costituisce un momento storico importantissimo per la città di Mazara del Vallo e per l'intera comunità locale. Un connubio che abbiamo voluto sintetizzare in un'immagine che è di fatto diventata il simbolo dell'evento e del particolare legame che esiste da sempre tra l'autorità marittima e la città di Mazara del Vallo. L'immagine, abilmente creata per l'occasione da Giampaolo Caruso, raffigura sullo sfondo lo skyline della città di Mazara con i suoi profili che richiamano le influenze storiche e architettoniche della tradizione araba e che ne fanno un esempio di integrazione sociale e culturale, con l'emblema di colore della Guardia Costiera che veglia su un unico mare che bagna e unisce contemporaneamente sia la costa sud della Sicilia occidentale che la costa nordafricana più prossima all'Italia. Per l'occasione, il comando di questa capitaneria di porto si è attivato con diverse iniziative volte a dare il più ampio risalto possibile a questo evento, unitamente a tutta l'amministrazione comunale di Mazara del Vallo e al nostro sindaco, onorevole Nicola Cristaldi, che fin da subito ha condiviso con entusiasmo le finalità alla base della speciale ricorrenza. Sindaco, a cui rivolgo i più sinceri sentimenti di stima e di riconoscenza per il concreto supporto che l'amministrazione comunale di Mazara del Vallo quotidianamente assicura al corpo delle capitanerie di porto ed in particolare alla locale autorità marittima. In tale ottica, nei giorni scorsi è stata firmata una determina del sindaco che assegnava a due arterie cittadine un nuovo toponimo volto proprio ad onorare il corpo delle capitanerie di porto, la cui scopertura avverrà in occasione delle celebrazioni odierne, consentendo così alla Guardia Costiera di vedersi conosciuto un indirizzo più definito in luogo di quello attuale, lungomare Fata Morgana senza numero civico, decisamente vago e poco indicativo, che sottolineasse lo stretto legame che da sempre contraddistingue i rapporti tra la città di Mazara del Vallo e il Corpo delle Capitanerie di Porto. In particolare, sono state individuate due strade demaniali, finora prive di alcuna denominazione toponomastica, ricadenti in ambito portuale per le quali è stato chiesto e ottenuto il parere favorevole della competente Regione Siciliana. È stato convenuto di dedicare l'arteria principale che conduce all'ingresso della capitaneria al corpo delle capitanerie di porto, proponendo il toponimo Viale Guardia Costiera, e una seconda strada adiacente a questa al compartimento marittimo, ricordandone la data di istituzione e che assumerà la denominazione di Viale 6 ottobre 1976.
Altro momento particolarmente significativo nell'ambito delle celebrazioni che questa Capitania di Porto ha organizzato per l'occasione sarà costituito dalla deposizione di una corona in memoria dei militari scomparsi che hanno prestato servizio in questa Capitania di Porto, ricevendone la benedizione di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Mogavero, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, da me bonariamente definito come vera e insostituibile bussola spirituale di tutta la Marineria Mazzarese. A seguire vi saranno altre iniziative che abbiamo inserito nel programma delle celebrazioni odierne. Tra queste, nell'atrio all'ingresso della Capitaneria, la prima prevede la scopertura di una targa in ceramica realizzata per ribadire anche negli anni a venire i sentimenti e i principi alla base di questa speciale ricorrenza. Successivamente ci sposteremo all'interno dei nostri locali per inaugurare un'esposizione fotografica allestita per l'occasione ed avente ad oggetto foto storiche del porto, della capitaneria e riferita agli ultimi 40 anni di attività dell'autorità marittima e del cluster marittimo locale. In tale contesto, ad impreziosire l'intera esposizione, un importante spazio è stato riservato a due teche contenenti il cosiddetto codice venuto dal mare, risalente al XVIII secolo e recuperato nel canale di Sicilia da un peschereccio di Mazara del Vallo, alla stregua di quanto accadde con il famoso satiro danzante, ormai simbolo indiscusso di una città e della sua marineria. La Sovrintendenza del Mare di Palermo, nelle persone del dottor Sebastiano Tusa e dell'architetto Alessandro De Caro, che vorrei ringraziare pubblicamente, hanno manifestato anche loro fin da subito la propria disponibilità a far sì che il prezioso codice venisse esibito per la prima volta a Mazara del Vallo proprio in occasione del 40° anniversario di questa capitaneria di porto, ribadendo ulteriormente quel legame sociale che la storia ha voluto imprimere a due importanti reperti con la comunità mazzarese. Infine, un'iniziativa fortemente voluta dal sottoscritto e che ci consente di avere una chiara percezione di quello che è lo spessore storico di questa giornata, unica per il compartimento marittimo di Mazara del Vallo, è la presenza di tutti gli ufficiali che dal 1976 si sono susseguiti al comando del compartimento marittimo, rivestendo la duplice carica di capo del circondario marittimo e comandante del porto di Mazara del Vallo. E a loro che mi accingo a donare una pergamena celebrativa in cui sono riportati tutti i loro nomi e a cui ritengo sia doveroso porgere un sentito ringraziamento per aver contribuito, ciascuno per il rispettivo periodo di comando, a far sì che la Capitania di Porto di Mazara del Vallo sia sempre stata annoverata tra le autorità marittime più importanti e prestigiose del corpo e, come piace, a me piace ricordare, una guardia costiera tra la gente al servizio del Paese. Prima di concludere il mio intervento, un sentito grazie a tutti coloro che hanno collaborato al buon esito di questa manifestazione e tra questi sicuramente il personale della Capitaneria di Porto, a cui va il mio più profondo ringraziamento. Grazie a tutti, viva la città di Mazara del Vallo, viva il corpo delle Capitanie di Porto, viva l'Italia. Prende ora la parola il sindaco della città di Mazara del Vallo, onorevole Nicola Cristaldi. Riprovo un'antica emozione, l'emozione che ho provato quando, da giovane politico locale, ho fatto parte della pattuglia di coloro che volevano che ciò che c'era nella convinzione popolare venisse formalizzata anche con un organico, anche con un ufficio più degno, cioè l'istituzione della Capitaneria di Porto. Per quelli della mia generazione e anche per le generazioni precedenti,
anche quando non eravamo sede di compartimento marittimo, i nostri marinai, recandosi negli uffici del Circo Mare, dicevano: vado in capitaneria. Questo è l'elemento che ha segnato migliaia di marinai. E oggi la possibilità di ricordare 40 anni di attività sono il risveglio di certe condizioni anche emotive di quanti con il loro lavoro, con il loro impegno, con il loro rispetto del dovere hanno contribuito alla crescita e alla ricchezza della nostra città. Signor Prefetto, Eccellenza Reverendissima, signori ammiragli, pregiatissimi comandanti, signori sindaci, autorità civili e militari, questa non è la festa della Capitaneria di Porto soltanto, anzi non è la festa della Capitaneria di Porto, è la festa della nostra gente, è la festa della nostra città, perché quella battaglia che portò all'istituzione della Capitaneria di Porto, certo fu condotta da una pattuglia di politici locali che hanno visto lontano, ma fu sostenuta dall'intera popolazione. Noi siamo tutti marinai, anche se si fa l'ingegnere nucleare in questa città, la nostra cultura è quella legata alla marineria. E io voglio cogliere l'occasione, caro comandante Gioventi, per ringraziarla per il lavoro che lei sta facendo, perché sta facendo un ottimo lavoro non soltanto per la ragione delle sue funzioni, ma lei sta facendo un ottimo lavoro anche sul piano di tenere i rapporti, come hanno fatto i comandanti che l'hanno preceduta, con tutta la società, con coloro che vivono di mare, ma anche con coloro che non vivono direttamente di mare e che provano l'orgoglio di appartenere a una città dove c'è una prestigiosa Capitaneria di Porto. Voglio riportare l'entusiasmo dell'onorevole Flavio Zanonato, già sindaco di Padova, città con la quale siamo affratellati, già ministro della Repubblica, e che in questo momento, nella qualità di componente della Commissione Innovazione Tecnologica e degli Affari Sociali del Parlamento Europeo, si sta proprio occupando dei riflessi nel territorio, non soltanto di quello nostro, ma di tutta l'Europa, a seguito del lavoro che viene svolto dall'autorità marittima, soprattutto in occasione dell'assistenza allo sbarco degli immigrati, dell'assistenza ai nostri pescatori, dell'assistenza anche psicologica nei confronti di coloro che hanno timore di recarsi negli specchi acquei tradizionali per lavorare. Ed è rimasto anche favorevolmente impressionato, come altre autorità che ho avuto il piacere di accompagnare in questa stessa struttura, è rimasto favorevolmente impressionato nel vedere che da un piccolo posto della Sicilia, da Mazara del Vallo, era possibile ed è possibile osservare quel che succede nel Mediterraneo. Abbiamo visto i pescherecci, abbiamo visto i nomi dei pescherecci, e per noi che siamo nati all'interno di questa cultura non abbiamo visto soltanto il peschereccio come un natante. Coloro che sono nati e cresciuti nella marineria sanno che il peschereccio fa parte della famiglia dell'armatore e i componenti dell'equipaggio si sentono ospiti del padrone di casa, ma che è il primo loro parente. E nel vedere quei pescherecci attraverso uno strumento tecnologico ha portato in me la memoria di quelli che ancora conosco, come suol dirsi, perché sono persone che si muovono dentro una barca e non è soltanto un punticino che si vede nello schermo. Quindi desidero, a nome della città di Mazara del Vallo, ringraziare le autorità marittime che si sono succedute in questa città, ma anche i vertici dell'autorità marittima, perché hanno sempre avuto grande rispetto per Mazara del Vallo e riconoscono che questa città svolge anche in questo campo il proprio dovere sino in fondo. Desidero, a nome della città di Mazara del Vallo, abbracciare ogni divisa presente, di tutte le armi, ma permettetemi di dirvi che oggi provo anche l'orgoglio di avere anch'io indossato una divisa bianca come la vostra. Un abbraccio a tutti. Prende ora la parola
il direttore marittimo della Sicilia occidentale, contrammiraglio Gaetano Martinez, il quale darà lettura del messaggio augurale del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore Vincenzo Melone. Prima di procedere alla lettura della missiva del comandante generale, mi corre l'obbligo di porgere i miei deferenti saluti ai gentili ospiti e a tutte le autorità presenti. Comandante, per piacere, dia il riposo. Gentili ospiti, autorità religiose, civili e militari, sono purtroppo molto dispiaciuto di non poter essere oggi qui con voi a celebrare i 40 anni dalla istituzione della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, ma un impegno al Parlamento europeo non mi ha permesso di vivere insieme a voi questo momento così ricco di significato. Mazara del Vallo ha da sempre costituito il distretto più importante a livello nazionale dell'attività di pesca nel Mediterraneo, un volano di primaria importanza e di vitale interesse per l'economia marittima del paese. Ma Mazara non è solo questo. Mazara, illustre signor Sindaco, e lei ne è il più importante testimone, rappresenta quel laboratorio dove la multietnicità nel settore produttivo della pesca è diventato un esempio di integrazione e di armonica coesistenza, in particolare a bordo delle unità da pesca mezzarese, dove lavorano, spesso soffrono, ma anche gioiscono diverse culture e diverse nazionalità. Se oggi Mazara rappresenta questo, sono felice di poter dire che anche noi, con l'impegno ed il corretto approccio alle problematiche marittime, abbiamo contribuito a che questo miracolo accadesse. L'intitolazione di due strade al Corpo delle Capitanerie è sicuramente manifestazione del profondo legame che nel tempo ha visto rinsaldare i rapporti tra l'amministrazione comunale e l'autorità marittima. Grazie quindi ai 17 comandanti oggi qui presenti che negli ultimi 40 anni si sono succeduti, che hanno saputo cogliere l'essenza e la vocazione di Mazara e sono stati interpreti di questi sentimenti. Auguro con sincero affetto le migliori fortune alla Capitaneria di Porto e all'amministrazione di Mazara del Vallo, che sono sicuro continuerà ad essere anche nel futuro un esempio di chiara e proficua collaborazione a cui ispirarsi nel primario interesse nazionale. Grazie, ammiraglio ispettore Vincenzo Melone. Le autorità e i gentili ospiti sono ora pregati di raggiungere il piazzale antistante alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo per la scopertura della targa di intitolazione del Viale Guardia Costiera e la deposizione di una corona di fiori in memoria del personale caduto.
disposizione del compartimento marittimo avvenuta il 6 ottobre 76, tutta la città di Mazara del Vallo ha visto accrescere il proprio prestigio nel panorama dei porti nazionali, assicurando alla comunità mazzarese quei servizi e quell'organizzazione che solo un'autorità marittima, sede di capitaneria di porto, è in grado di offrire al proprio territorio, contribuendo al rispetto della legalità e alla salvaguardia della vita umana in mare. Una guardia costiera dalla gente al servizio del presidente.